Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Siamo pronti per iniziare come sempre una nuova puntata di Made in Polesine. Io, Davide Stefanelli. E Leandro Maggi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Leandro. Tutto bene, te lo chiedo sempre tutte le settimane perché oramai ci vediamo così poco. Quasi insomma, solo per questa puntata esatto, qua. Sì. E che dire, sì, come sempre settimane intense, particolari, anche guerrigiate. Cioè ne, ci facciamo mancare niente, 2 anni di pandemia, attaccaci un anno di guerra. Cosa ci aspetta? Le cavallette. Un'invasione di cavalletti, cioè, ci mancherebbe, ci proprio mancherebbe, ci siamo qua come Blues Brothers, sai che diceva. Vabbè, vai. Allora ancora buongiorno, benvenuti, questa è Radio Diva ma è anche Made in Polesine Web TV. Siamo pronti, dicevo, per iniziare una nuova puntata di Made in Polesine e adesso questi sono i titoli di oggi, vai. Miei cari, allora, caro gasolio, così iniziamo la grande e poi balneari alla riscossa, grandi vecchi polesani ancora 8 marzo solo, 8 marzo punto esclamativo 8 marzo via così e poi Tony Scabin bandiera contarinata proprio detto in dialetto proprio, detto proprio contarinata proprio contarinata bene dai questi titoli di oggi tra poco iniziamo Made in Polesine. Siamo così rientrati e siamo pronti per iniziare dopo l'introduzione di prima, insomma siamo pronti per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine. Parliamo di caro gasolio. Allora, caro gasolio. Gasolio carburante in genere, insomma, ecco. Chi gira in macchina si è accorto che stranamente è cresciuto in maniera sicuramente esponenziale. Sì. Sicuramente. Cioè io ho un mio amico che ha appena preso una macchina a metano che aspettava da 7 mesi. Adesso il metano addirittura in un paese qua vicino arriva a 4 euro. Ottima scelta sì. Della sua vita. Sì. Allora, che dire? Crisi ucraino-russa, aumentano il gasolio e benzina. Gasolio, caspita, a 2 euro, 220 stamattina. Naturalmente si stanno mobilitando tutte le persone che lavorano e devono subire questi aumenti. Sono stato a Chioggia giovedì, hanno fatto una manifestazione i pescatori di Porto Tolle, quindi del comprensorio Chioggia Delta, perché dicevano guarda che nel giro di pochissimo tempo il gasolio è aumentato del 100%. Spendevamo 100, adesso spendiamo 200. Esatto. E comincia veramente a diventare difficile. Addirittura molti pescatori dicevano stiamo a casa perché ci conviene, spendiamo di più andare fuori. Poco pesce, poco questo, poco quest'altro e quindi è veramente un problema grande. Che dire? Come si può risolvere? Virgola. C'è speculazione? Virgola. È colpa della guerra o cosa? Punto di domanda. C'è da dire una cosa però, che solamente a quanto pare, solamente in Italia cioè c'è questo aumento esagerato del carburante, perché diciamo nelle nostre nazioni vicine, quelle confinanti, questa cosa non si è verificata, o almeno in questa proporzione. E allora ci chiediamo, ma questa cosa, come dicevi tu, c'è qualcuno che ci sta speculando oppure è una cosa proprio che deriva solamente dalla guerra? Però la guerra la subiamo noi, la subiamo, penso anche la subisce anche la Germania, la Francia e tutti gli stati, insomma, perché da noi c'è stato questo aumento esagerato dei carburanti, dell'elettricità e anche del metano, quello da riscaldamento, quello domestico, è una cosa che non si spiega. Sai, l'unica cosa che mi comincio a sospettare, siccome ci hanno spaccato gli Zebedei, che c'era il governo dei migliori, hanno chiamato il numero uno dei numeri uno, dei numeri uno, dei numeri uno, dei numeri uno, ho qualche sospetto che non sia proprio il numero uno, ma questa è un'altra storia. Vabbè. No, fatto sta che comunque qua stiamo veramente parlando di lacrime e sangue, stanno aumentando tutto in maniera esponenziale e quindi cosa volete, cioè, non lo so, sì, perché adesso veramente preoccupato. Ci saranno anche tutte le conseguenze, quindi si aumenterà il gasolio per il trasporto delle materie prime, quindi aumenterà di conseguenza anche tutto il resto, perché se trasportare una cosa mi costa 10, adesso invece mi costa 20, ci sarà sicuramente un ricalo anche sul prodotto finale. Ma no, ma poi dopo queste cose è una cosa ovvio. La cosa più visibile è la benzina, perché ci tocca a tutti. Però io parlavo con un mio amico che era
nel settore agricoltura, fa l'urea, che onestamente non so cos'è, però è un concimio, una cosa che servirà, è aumentata del 300%. Dove vuoi che andiamo? Cioè, gli stipendi sono sempre più bassi, la gente lavora sempre più in maniera precaria, part time e non part time, roba in nero eccetera, e poi ci aumentate così. Ma cioè, un amico mio ha fatto una battuta che però ci sta, insomma, ha detto sono indeciso se fare il pieno o acquistare una casa nuova. Oramai cioè, fare il pieno è quasi una cosa improponibile, veramente. E poi c'era sempre sul meme un distributore con scritto Cartier. Esatto, cioè, e invece vabbè, che il bidone, che la tanica, la tanica ho scritto Louis Vuitton. Esatto. Allora, vabbè, noi ci ridiamo solo, come cominciamo un pochino a preoccuparci. Dai, perché siamo in bolletta anche noi. Vabbè. Ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. Siamo come sempre noi, quelli di Made in Polesine, tutte le settimane siamo qua, il sabato tra le 11 e mezzogiorno la diretta, poi la replica la domenica mattina, quindi il giorno dopo, tra le 10 e le 11. Adesso parliamo di balneari alla riscossa, e questo è un altro problema. Allora, visto che stiamo parlando del governo dei migliori, sai che avevano promesso che non avrebbero fatto i bandi per le spiagge, praticamente è venuto fuori che adesso fra poco faranno i bandi. E chi ha impegnato e messo tanti soldini per fare i bagni, probabilmente questi bagni, essendo roba del demanio, andranno all'asta, al migliore offerente. I balneari si sono riuniti giovedì a Roma. Io ho intervistato e sentito Nicola Brugiolo e Ciro Patrian, che erano rappresentanti assieme anche a tanti. C'era una bella delegazione di Rosolina Mare. E per protestare, appunto, dicevano che erano molto ma molto preoccupati di questo. E Ciro Patrian, tra l'altro, diceva: guarda, la delusione è che ci avevano promesso che non avrebbero toccato questo nostro business, questa nostra fonte di guadagno, che dove abbiamo buttato dentro un sacco di energie, un sacco di soldi, cioè un bagno. Io mi ricordo in zone tipo Jesolo, anche a Rimini, costa, è valutato 1,5 milioni, 2 milioni di euro. Cioè, sono cifre, sono cifre importanti, non importanti, insomma. Quindi se uno che è convinto di avere un capitale in mano, perché è 20 anni che lo gestisci eccetera, e poi arriva che te lo tirano via e va a bando, con i costi magari da 1,000 euro, comincia a preoccuparsi moltissimo. Allora, due post, uno peggio dell'altro, per stigmatizzare che momento stiamo passando in Italia. Il sospetto, ti dico un sospetto, lo dico proprio, non è che l'Italia sia fallita e ci abbiamo messo un curatore fallimentare e che ci sta massacrando. È una cosa che è già successa in Grecia. Ma chi siamo noi per poter dire questo? Noi siamo quelli preoccupati. Per il sospetto, insomma. Sì. Noi siamo quelli preoccupati, sì. Come 60 milioni di italiani. Gli altri 500 mila sono a Roma. Abbiamo detto tutto, insomma. Con questo non c'è bisogno di cominciamo veramente a preoccuparci. Certo, sì. Cioè, a questo punto la guerra è il male minore. Cioè, no, veramente, quando vai... Noi un pochino i bar li frequentiamo, sì. Non si parla tanto di guerra, si parla molto di più del gasolio aumentato e delle spese che e quando vai a comprare al supermercato ti costa il 30% in più. Questo è. Vabbè, questo è. Speriamo che i prossimi titoli che abbiamo messo siano un pochino più allegri. Vabbè. Ci sentiamo tra poco. Ritornati come sempre su Radio Diva e su Made in Polesine, io Davide Stefanelli, lui invece Leandro Maggi, e questo è Made in Polesine, miei cari. E adesso un altro titolo molto importante, Grandi Vecchi Polesani. E qua siamo un po' un titolo un po' sì, più i primi due erano tosti, ecco, però adesso saltiamo. Allora, in settimana sai chi sono andato a trovare? Un bel signore di 91 anni di Ariano nel Polesine, che si chiama Giacinto Vicentini. Che caspita, è un signore che fa poesie, scrive cose, favole, eccetera, eccetera, eccetera. E io sono stato affascinato ad ascoltarlo. E stiamo perdendo effettivamente la memoria. Ne abbiamo parlato tempo fa, che per esempio abbiamo perso il piacere della fotografia cartacea. C'è tutto online, tutto digitale, telefonino, così, computer e via. Però andare in questa casa di questo signore, che ripeto, 91 anni, fortunatamente per lui molto lucido,
Annusi veramente il tempo che è passato, ancora questo signore che non scrive neanche col computer, o non dico neanche quella macchina da scrivere, quindi proprio scrive ancora a mano c'è una calligrafia 10 volte meglio della mia, non fa errori ortografici. E mi viene in mente un altro grande vecchio, sempre di Ariano, che era Tino Sega, che era un agricoltore che aveva avuto la passione di raccogliere tutte le cose antiche, quindi una specie di museo contadino bellissimo. E quindi cominciamo veramente ad avvicinarci noi, che io perlomeno che mi sto avvicinando molto anche come età, no, nel senso che ci vorrebbe una sinergia tra i giovani che vanno a 200 all'ora e i vecchi che sono un po' più lenti, perché comincia ad assaporare e capire anche prima di tutto quello che hanno passato loro, perché poi ti raccontano e la guerra e quando non vanno a nuotare a Po e quando c'erano le bande tra Ferraresi e Rodigini. Quindi è un tuffo nel passato che stiamo perdendo. Cioè, quando si è giovane però c'è questa frenesia, tutto di corsa, non si ha effettivamente molto tempo per, pensare a queste cose, e poi dopo ti accorgi quando è passato, insomma, che forse è stato un errore. I vecchi quando sei giovane rompono i maroni. Perché lo rompono loro, perché rappresentano ma cosa vuoi sapere tu vecchio che io sono collegato in tutto il mondo con gli zebedei, comunque No, io parlavo dei maroni come frutto, sì. Va bene, dai. Vabbè, detto questo, grande Giacinto Vicentini, la settimana prossima, visto mi sto appassionando a questa cosa qua, intervisto il professor Tumiatti, un signore di Ariano, anche lui penso sui over 90, che ha fatto 7-8 libri. E quando vado importante. Io mi affaccio, quindi la prossima volta parleremo anche di Tumiatti. Va bene. Forse così tutte le settimane, insomma, sarebbe anche un piacere parlare di queste persone, di questi personaggi ultra novantenni, che sono ancora lucidi, sono ancora anziglie, ancora in forma, sono ancora attivi. Dai, ci sentiamo. Arrivarci, questo sarebbe un po' lo scopo di tutti, insomma. Ecco. Ma arrivarci con salute e con la testa buona. Sì, esatto. Già adesso, insomma, perdiamo qualche colpo. Pensa quando arriveremo a 90 anni, non so. Vabbè. Ci sentiamo tra poco. Siamo sempre noi, quelli di Medi Polesine, siamo nella parte centrale del nostro appuntamento di oggi e adesso parliamo di questo 8 marzo che abbiamo appena trascorso, insomma, la festa delle donne, insomma. Allora, ecco. Ogni 8 marzo bisogna parlare dell'8 marzo. Certo, perché c'è questa festa delle donne che ogni volta si parla sempre di luoghi comuni, bisogna che ci sia la parità, eccetera, eccetera. E ogni volta viene fuori che effettivamente ne parliamo solo l'8 marzo. E io ho assistito a un convegno che hanno fatto a Taglio di Po, interessante perché tra l'altro hanno premiato 6 signore di tutte le età, da 25-26 anni fino a 90-95, che si sono distinte nella loro vita e sono donne eccellenti. Una tra tutte, mi piace ricordarla, la signora Norina Bressan della famoso supermercato Spinello, che ha ancora il banco e ha penso 90 anni, 88-90 anni. Quindi, ma poi anche qui parliamo di personaggi ultra novantenni, insomma, ecco. O lì. Allora, la signora, un avvocato, o un'avvocata, se non so se bisogna dire al femminile o al maschile, parlava appunto che ancora tanta strada bisogna fare per la parità. Non ultimo il fatto che, per esempio, gli stipendi delle donne sono mediamente più basse. Allora, ti faccio una domanda perché io sono rimasto stupito. Secondo te, mediamente, prendendo 100 quello che prende l'uomo, la donna cosa prende? Ma non so, se sono un po' più bassi, prenderà, non so, un 20% in meno. E prende 75, cioè 75. 175, ed è molto, cioè 25% in meno, è tantissimo. E poi diceva appunto l'avvocata che è discriminante perché quando vai a fare un colloquio, tu donna, la prima cosa che ti chiedono, sei sposata, hai figli, eccetera. Perché in un'azienda, e questo qua purtroppo è una grande verità, non è che sia cattiveria, però sai che
se al tuo interno hai una signora che ha dei figli, e se i figli hanno qualche problema deve stare a casa. O arriva una gravidanza. O arriva una gravidanza. Allora, io avendo, sai che ho mia figlia per esempio che abita in Germania, vedo che però in Germania prima di tutto mediamente fanno 2-3 figli ogni famiglia, ma da noi, tanto con le ultime statistiche, siamo quasi a 0,80 figli a famiglia, quindi neanche un figlio, sì. Quindi vuol dire che tra l'altro fra poco invecchierà sempre di più la nostra società, ma soprattutto non c'è il welfare, non ci sono gli asili nido, non ci sono le scuole, non c'è il tempo pieno, un sacco di fattori che purtroppo portano che uno ci pensa sopra prima di fare un figlio, oppure se lo fa sa che deve mettere nel repertorio che per 7, 8, 10 anni dovrà lavorare in maniera precaria. Esatto, sì. Quindi ritorniamo al discorso di prima. Un welfare funziona se c'è uno Stato sano. Uno Stato sano non aumenta la benzina in questo sistema, uno Stato sano non mette in difficoltà i suoi cittadini come lo sta mettendo in questo momento. Meditiamo, gente, meditiamo, e viva le donne. E questa è tutta una conseguenza praticamente. Ma esatto, è tutta una cosa che... Però il discorso degli asili è una vita che ne parliamo, è una vita che non si fa niente. Cioè, nelle scuole bisogna ricordare ancora che adesso i ragazzini devono portarsi la carta igienica perché non ci sono i soldi per comprare la carta igienica. Questa è una cosa fuori da ogni logica, appunto, veramente. Quindi, sì. Dove vuoi arrivare? Va bene, abbiamo concluso questo argomento. Beh, titoli oggi, Allegri, molto allegri. Molto pimpanti. Sì, va bene. Sì. Tra pochissimo per continuare Made in Polesine. Argomento di oggi, ma non per questo, come diciamo sempre, meno importante, è solo la scaletta che prevede che ci sia un primo e anche un ultimo, ovviamente. Parliamo di Tony Scabin, bandiera contadinanza, proprio detta come diciamo noi qua a Portoviro, insomma. Allora, Portoviro ha dato l'ultimo saluto a Tony Scabin. Tony Scabin è stato la bandiera del calcio di Contarina, quando c'era appunto c'era, Contarina. Quando era ancora Contarina e Donada. E io sono andato a vedere, perché tra l'altro mi ha mandato anche la redazione, perché è stato veramente un personaggio. Poi c'è quest'idea di intitolare lo stadio di Portoviro a lui, ed è una cosa buona e giusta. Poi è stato un grande calciatore, un grande allenatore, ha allenato l'Adriesi, il Cavarzere, quindi è stato veramente un personaggio. Sì. Il servizio che ho fatto, ho messo proprio per intero la lettera aperta che aveva fatto Germano Bovolenta. Per chi non lo sapesse, Germano Bovolenta è un signore di Porto Tolle, che era una firma della Gazzetta dello Sport. Veramente ha una bella scrittura, è un piacere ascoltarlo, e ha seguito tutto il Milan, e lui era proprio specializzato nel Milan, sì. Quindi ha seguito il Milan in tutte le varie trasferte, tra l'altro nel Milan gigantesco, quello di Berlusconi, di Van Basten, eccetera. Gli anni d'oro del Milan, degli olandesi, se vogliamo. Faceva questo racconto, il ricordo di Tony Scabin. Tony Scabin era la bandiera, e le bandiere devono sempre sventolare in alto, e quindi noi ci facciamo anche noi promotori, come ha fatto Germano Bovolenta, vorremmo che Tony Scabin avesse intitolato lo stadio di Portoviro. Magari succederà, insomma. C'è già la proposta, sì, si stanno già muovendo, sicuramente lo faranno, insomma, ecco. Però ecco, anche noi nel nostro piccolo ci farebbe piacere. Certamente sì. E detto questo, con questa nota romantica, nostalgica, eccetera, abbiamo chiuso questa puntata di oggi, che è stata veramente bella e nervosa. Per questo ultimo argomento, insomma, addolcito un po' la pillola. Sai perché sono nervoso? Dimmi un po'. Ti ricordi il primo step? Il primo step? Praticamente quello che si è prima preso la macchina a metano, quella, sì, sono io. Ah, sei tu, hai preso la macchina a metano. Sì, ma fa culo. Hai fatto bene, ottima scelta. Poi hai scelto il momento giusto. Il momento esatto, questo è il momento giusto per prendere l'auto a metano, sì, adesso che sta andando alle stelle. Mi sa che dovrei comunque continuare a benzina a questo punto, perché conviene. Hai capito perché ero nervoso? Vabbè, detto questo, saluti finali. Questo è Occhio Ragazzi Miei. Ci sentiamo tra poco per i saluti finali.
E allora siamo pronti per concludere questa puntata di Made in Polesine. Anche questa settimana siamo stati insieme per questa oretta, tutte le settimane siamo qua con voi per aiutarvi, insomma, per chiacchierare un po', per parlare un po' di attualità, insomma, e dirla nostra anche dirla nostra, insomma, ecco, ci siamo noi in maniera molto molto soft, anche se vogliamo, insomma, ecco. No. Non sempre, vabbè. Visto che sei un po' perplesso, insomma. Vabbè, oggi ero nervoso. Vabbè. Dai, allora ci risentiamo la prossima settimana. Vi ricordo Made in Polesine tutti. La prima messa in onda, diciamolo, il sabato tra le 11 con parole e mezzogiorno, poi la differita, quindi la replica, la domenica mattina tra le 10 e le 11. Sai cosa ho notato? Che l'ultimo step ti attorcigli con la lingua. Mi attorciglio troppo. Sì, è vero. Vabbè. Cioè, perché voglio un po', come dire, diversificare, sai? Allora, sì, però ogni volta succede. O ti attorcigli con la numerazione. Con il countdown, sì, poi, che arriverà tra poco. Dai. Detto questo, allora, con questo vi ringraziamo del vostro gentile ascolto, ci sentiamo la prossima settimana e da parte mia Davide Stefanelli e Leandro Maggi l'augurio di un buon fine settimana, il nostro countdown 3, 2, 1, ciao a tutti, è andata. Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.